Ciao a tutti ragazzi, qui come sempre Desk che vi parla e oggi sono qui per fare una sorta di aggiornamento molto rapido sulla build del Soma Prime nel caso in cui voleste utilizzarlo con le mod dell'evento Shadow Depth, quindi in particolare Bladed Rounds e Dargon Scope, le due mod insomma che hanno a che fare con le armi critiche. Precisazione, mi devo scusare in anticipo, questo video sarà brevissimo perché purtroppo nel tentativo di cambiare la mia connessione per ottenerne una più performante anche per riuscire a fare le live, sono incappato in alcuni problemi tecnici che cercherò di risolvere a breve, però non dipende da me, dipende da quando il tecnico si degnerà di farsi sentire. Quindi i video che ho messo questa settimana che avete già visto mi sono costati 12 ore di upload ciascuno, ormai li avevo fatti e ho cercato di metterli comunque lo stesso facendo l'upload di notte. Ovviamente 12 ore è un tempo esagerato, non riesco a gestirlo, per cui questo video sul Soma sarà molto breve, saranno brevi eventuali altri video che farò nei prossimi giorni fino a che non risolverò questo problema, quindi abbiate pazienza, scusatemi davvero. E andiamo subito a vedere la build con queste mod, dunque una build molto classica. Come al solito nelle build di default che vi presento utilizzo corrosione, ma ormai lo sapete, insomma, il magnetico va benissimo contro i corpus, radiazione si può usare al posto di corrosione contro i Grenir, mentre la corrosione insomma va discretamente bene contro i Grenir più o meno di ogni livello, soprattutto comunque di livello basso, va bene contro Infested e va bene nel Void. Metto chiaramente probabilità e danno critico, quindi Point Strike e Vital Sense come sempre su qualunque arma critica, Serration e Split Chamber indispensabili, tolgo i V-Caliber e metto Bladed Rounds perché non mi interessa avere quella perdita di precisione di V-Caliber quando posso avere comunque più o meno gli stessi danni grazie a Bladed Round, e poi vado a mettere Argon Scope, quindi gli headshot mi consentiranno di aumentare tantissimo la mia probabilità di critico facendo scattare anche diversi critici rossi. Andiamo subito a fare una simulazione e vediamo come si comporta in gioco. Andiamo a simulare un Bombard, un EV Gunner e due Butcher corrotti livello 100, perché ho messo anche due Butcher perché mi servono in sostanza per far scattare l'effetto di Bladed Rounds che vi ricordo richiede prima di aver effettuato una kill. Argon Scope invece ha come condizione quella di effettuare un headshot. Lato negativo di queste mod è che non possiamo refreshare il loro timer per mantenere alto insomma il timer del loro bonus, dobbiamo aspettare che scada e poi rifar scattare insomma la condizione, quindi non possiamo accumulare diciamo secondi su secondi, questo purtroppo è il lato negativo insomma di tutte le mod Shadow Depth, però sono mod comunque molto valide. Headshottiamo subito un Butcher, iniziamo a sparare magari all'EV Gunner, come vedete i colpi sono praticamente tutti gialli con qualche critico rosso anche ogni tanto. Adesso uccidiamo anche l'altro Butcher, di nuovo headshot, come vedete in alto a destra abbiamo gli indicatori sia di Bladed Round sia di Argon Scope, veramente critici a manetta gialli e rossi, sembra una roba da tifosi della Roma veramente. Poi considerate anche che il Soma, pur avendo nel mio caso solo un 18% circa di probabilità di status, sparando molto 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 rapidamente riusciamo ad effettuare di frequente comunque i nostri status, quindi lo stato corrosivo mi ha aiutato in questo caso. Come avete visto i nemici sono venuti giù rapidamente pur essendo livello 100, abbiamo fatto fuori praticamente direi un caricatore grosso modo. E ci possiamo stare perché a livello alto ci sta comunque usare più colpi chiaramente per abbattere un nemico, soprattutto con un'arma automatica. Importante ragazzi, siccome alcune persone tendono ad utilizzare ammo mutation sul Soma perché fanno fuori spesso le munizioni, allora a livello alto come in questo caso ha senso, per uccidere 4 nemici abbiamo fatto fuori un caricatore, ci può stare anche utilizzare ammo mutation, anche se io personalmente preferisco affidarmi ai restauri delle munizioni o al drop aumentato da Necros. Un consiglio, se andate in missione ad un livello non troppo alto col Soma, non fate. Allora, esistono due categorie di giocatori col Soma. Uno è questo, che entra in una zona e inizia a fare questa cosa, ragazzi, a sparare così, continuamente, e ovviamente finisce i colpi. Quando il livello della missione non è troppo alto, col Soma dovete giocare in questo modo: nemico, sparo, nemico, sparo, nemico, sparo, nemico, sparo. Così sparate delle brevi raffiche e iniziate a rendervi conto di quanto male fa a livello basso il Soma sul singolo colpo, comunque su una breve raffica. Adesso facciamo una cosa. Visto che ho già questi tre nemici pronti per la simulazione, li mettiamo ad un livello molto più comune, ad esempio livello 30, vi faccio vedere insomma quello che intendo. Andiamo ad esempio contro un Butcher, come vedete un paio di colpi, tac, è morto qua, un colpo è morto. I V-Gunner, due colpi, è morto. Se voi invece entrate e iniziate a sparacchiare così, fate fuori praticamente il quadruplo dei colpi necessari e ovviamente vi capiterà più di frequente di rimanere a secco. Questa è una cosa abbastanza scontata, ma siccome è un errore che ho visto fare anche a miei amici e compagni di clan, insomma, ho cercato di precisarvelo.
Ragazzi, mi spiace, ma il tempo stringe, non posso far allungare troppo questo video, per cui vi saluto già. Spero che comunque il video vi sia piaciuto nonostante la sua brevità. Vi ricordo quindi, come al solito, di mettere un bel mi piace, di iscrivervi al canale, di cercare la pagina AndesRPG sia su Facebook sia su Zoo. E speriamo che questo periodo di connessione di merda duri il meno possibile. Ciao a tutti!